verso la fine del XVI secolo e presumibilmente nel 1585 un geniale artista donava alla nostra comunità un dipinto su tavola di legno raffigurante la gran diva del Santo Rosario. Tale raffigurazione, nel modo in cui è stata realizzata, rappresenta un'opera quasi unica nel suo genere, nel panorama delle raffigurazioni dell'apparizione mistica al Santo Domenicano. Tale opera sembra rappresentare una scena tratta da un evento realmente accaduto, un fermo immagine di una festa con invitati che assistono alla consegna del Santo Rosario ai Santi Domenicani fondatori. Una modalità iconografica che ci riporta al più artisticamente famoso fermo immagine della storia del cristianesimo. Tale caratteristica ci porta a riflettere sugli invitati a tale festeggiamento, e cioè santi che ognuno, con una particolarità diversa, hanno raggiunto il cuore di Cristo. Il primo, Stefano con il martirio, Antonino e Catello con il dialogo e la meditazione, Lucia con la mortificazione del proprio corpo, Francesco di Paola con l'assoluta povertà e il Santo d'Assisi con la donazione di tutto se stesso, Caterina d'Alessandria con la donazione della vita alla salvezza dei perseguitati. Ed ora, anche a Caterina da Siena e Domenico Guzman viene data la chiave per raggiungere il cuore di Cristo. Interessante notare come i volti di tutti i santi siano di fattura diversa dal volto della gran diva del Rosario, probabilmente realizzati da artisti minori. Questa caratteristica rende il soggetto principale estremamente rilevante. Infatti, il volto della gran diva risulta particolarmente attraente, semplice, sereno, splendente. Tale caratteristica di rilevanza soggettiva attrae il fedele in modo assoluto, al punto che il dipinto, anche se paragonato a dipinti di maggior pregio artistico, come ad esempio la celebre Madonna del Rosario di Caravaggio, resti sempre incentrato sul soggetto. L'intuizione dell'artista che ha realizzato la nostra pala della gran diva è stata notevole. Lei attrae al punto che moltissimi fedeli non ricordano neanche che nel dipinto ci siano altri personaggi oltre lei. Un risultato magnifico. Questo nostro sacro dipinto è la storia della nostra comunità in cammino nel cristianesimo, sin da 600 anni prima della sua realizzazione. Sembra impossibile, ma la storia della pala del Santissimo Rosario è legata alla mitica storia dell'abbazia, denominata di San Pietro a Cermenna, abbazia che dovrebbe essere stata edificata verso la fine del primo secolo. Si racconta che questa pala sia stata realizzata per i monaci di tale abbazia, che una volta caduta in disgrazia e abbandonata, abbia dovuto traslare i beni mobili, sacri e non, verso la chiesa della Santissima Trinità, e tra questi la pala. Dai racconti del professor Ferrigno si legge l'affascinante teoria che sia stato raggiunto un accordo tra il popolo degli Colli e di Sant'Agostino per rendere meno doloroso il distacco della pala dagli Colli. Tale accordo prevedeva un ritorno annuale ai Colli, accordo che in parte viene rispettato ancora oggi con la tradizionale sacra processione il giorno di San Giovanni. In processione si conduce la Madonna, ora in forma di statua, presso la chiesa di San Pietro ai Colli di Cermenna, per poi rientrare in Trinità, il giorno 29 giugno, in relazione delle festività di Pietro e Paolo.